Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegranda. Questa sera dedicheremo un'ampia pagina ad un fatto di cronaca che ha fermato di fatto uno dei cantieri più attesi del territorio cuneese. Dopo l'Asticuneo c'era effettivamente solo il Tenda Bis, il cui raddoppio è atteso da almeno 30 anni e l'iter burocratico per avviare i cantieri è stato veramente lunghissimo, ma oggi il cantiere è oggetto di un'importante indagine condotta dalla Procura di Cuneo e dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale Cuneese in collaborazione con le autorità francesi. Si parla di furto, si parla di frode in cantiere, ma vediamo il dettaglio nel prossimo servizio. 9 arresti, 17 avvisi di garanzia per furto aggravato, frode in pubbliche forniture e detenzione illecita di materiale esplodente sia in parte italiana che in parte francese, nonché il sequestro del cantiere per il raddoppio del Tenda. E questo il grave bilancio delle indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza di Cuneo sui lavori in corso per realizzare la tanto attesa seconda galleria del traforo transfrontaliero. Partirono nel settembre del 2016 quando, durante operazioni di controllo sulla legge delle operazioni economiche a cavallo tra Italia e Francia, i militari scoprirono un sistema di vendita occulto di manufatti in ferro e acciaio destinati alla costruzione della nuova galleria del Tenda. Sarebbero stati trafugati dal materiale utile al raddoppio anche 200 tonnellate di ferro del valore di circa 100.000 euro, poi rivenduto a raccoglitori di metallo delle province di Cuneo e Torino. Le indagini, coordinate dalla Procura cuneese e condotte in collaborazione con la Gendarmeria di Marsiglia, hanno portato al sequestro dell'intero cantiere su entrambi i versanti, comprese le opere di contenimento antistanti il tunnel. Al lato pratico si contesta il furto di elementi strutturali utili per la realizzazione del raddoppio, che poi venivano rivenduti. I responsabili, anche alcuni dirigenti, sono sia dipendenti della ditta che sta conducendo i lavori, la galleria Tenda Scral, che dipendenti della società vincitrice dell'appalto, la Grandi Lavori Fincosit S.p.A. Ma il furto non è l'unico reato contestato. C'è anche la frode nelle pubbliche forniture, ovvero alcune delle opere accessorie realizzate fino ad ora per il raddoppio non sarebbero conformi ai progetti e il materiale utilizzato risulta in parte di bassa qualità. Il blitz della Guardia di Finanza è scattato all'alba del 24 maggio. Decine di pattuglie con contrassegne in borghese sono partite dalla caserma Cesare Battisti di Cuneo, sede del comando provinciale, alla volta dei cantieri del raddoppio. Due gli elicotteri delle Fiamme Gialle coinvolti nell'operazione. In manette, attualmente agli arresti domiciliari, sono finiti per la Grande Lavori Fincosit i dipendenti Antonio Frincillo, Antonio Palazzo, Nunziante De Rosa, Claudio Eusebio, per il quale è stato disposto l'obbligo di dimora, e Sergio Scarpelli. Del personale galleria di Tenda Strale è stato arrestato Luigi Mansueto, divieto di dimora per Domenico Belcastro, e Giovanni Di Chiara della Italconsult S.p.A. Arresti domiciliari anche per un dirigente ANAS, Vincenzo D'Amico. Le indagini hanno coinvolto anche personale francese, per il quale hanno riferito le autorità del territorio. Quindi avete sentito un gravissimo bilancio in termini di arresti. La notizia più grave per il territorio cuneese è comunque il sequestro di un cantiere, ma soprattutto l'avere realizzato le opere in corso con materiali che potrebbero minare la sicurezza della struttura, quindi era inevitabile il provvedimento di sequestro. Ma vediamo nell'intervista a cura di Gabriele De Stefanis il perché la Guardia di Finanza si è mossa così. Colonnello, quali sono le motivazioni che vi hanno portato a questo sequestro? Beh, il sequestro del cantiere della galleria del Tenda si è resa necessaria per due ordini di motivi. Il primo, in primo luogo, per interrompere l'attività illecita di chi aveva responsabilità nella costruzione e chi aveva responsabilità nel controllo dell'opera, che stava procedendo in totale difformità rispetto al progetto esecutivo approvato dall'autorità di vertice. Inoltre l'opera stava proseguendo con l'impiego di materiale, si ipotizza, stava procedendo con l'impiego di materiale di scarsa qualità o in misura largamente inferiore rispetto a quella che era preventivata, con considerevole sperpero di denaro pubblico. In secondo luogo era importante mettere in sicurezza l'intera area in attesa delle dovute perizie,
al fine di evitare che eventuali crolli che potevano verificarsi, sia che possono verificarsi sia in territorio francese che in territorio italiano e anche all'interno del cantiere della galleria, potessero causare nocumento agli utenti ma anche alle maestranze che stanno lavorando all'interno del cantiere stesso. Le perizie verranno fatte sui lavori di contenimento, dei muri di contenimento in territorio francese e all'interno del cantiere della nuova galleria. Ecco, come sono partite invece le indagini? Le indagini sono partite a seguito di controllo economico del territorio eseguito dal corpo lungo le direttrici del traffico trasfrontaliero dalla Francia verso l'Italia. E questo controllo ha permesso di verificare che alcuni trasporti di materiale ferroso venivano di materiale nuovo non utilizzato ancora, venivano occultati all'interno di camion per poi essere successivamente rivenduti a chi effettua smaltimento rifiuti ferrosi. E in base a queste risultanze, in base anche a un'attività di intelligence e di riscontri anche documentali, è stato possibile avere un quadro completo della situazione con precisi indizi, per cui è stata predisposta apposita annotazione di polizia giudiziaria che ha permesso di poter avviare delle indagini tecniche di intercettazioni telefoniche e intercettazioni ambientali, che hanno poi portato alle misure odierne. Inevitabilmente immediate le reazioni da parte del territorio cuneese ed in particolare da chi sta monitorando il famoso tanto atteso cantiere del raddoppio. A questo proposito sentiamo l'intervista a Luca Chiappella. Un fulmine a ciel sereno, una notizia veramente critica per il nostro territorio, perché questo implica un rallentamento dei lavori per quanto riguarda il Tendavis. Sì, abbiamo appreso stamattina di questa maxi operazione della Guardia di Finanza che ha praticamente messo sotto sequestro tutto il cantiere del tunnel inerente al raddoppio. È una notizia che ci amareggia. In rappresentanza del tavolo di coordinamento che ho l'onore e l'onere di presiedere, e questa notizia arriva dopo un faticoso inizio anno dove anche a seguito del nostro sopralluogo avevamo chiesto spiegazioni di questi ulteriori ritardi e con una garanzia che per primavera estate del 2018 questi lavori di completamento della prima canna sarebbero stati effettuati. Questa notizia chiaramente giunge come diceva a ciel sereno, ma auspichiamo in una veloce svolta nelle indagini, e anche perché ci preoccupa il blocco del cantiere, come dicevo poc'anzi, e in più se ci sono state atti criminosi, questi sicuramente tutto il tavolo li condanna, anzi un plauso, un ringraziamento agli inquirenti, alla Procura di Cuneo che è intervenuta in modo, anche perché siamo tutti per la legalità, tutte le associazioni di categoria che sono rappresentate nel tavolo che ho contattato poc'anzi mi hanno confermato questo loro pensiero. Ecco, la preoccupazione nasce dal fatto che veniva sottratto del ferro che poi veniva rivenduto, quindi può essere che anche la struttura costruita finora non sia poi così adeguata come dovrebbe essere. Questo è altro motivo di preoccupazione, cioè se i materiali utilizzati nel cantiere risultassero, lo metto col condizionale, di scarsa qualità, questo chiaramente in un'opera ingegneristica e fondamentale come un tunnel stradale di questo tipo, chiaramente ci provoca dubbi e chiaramente anche gli inquirenti stessi, attendiamo adesso comunque la conferenza stampa per avere maggiori dettagli, ci dovranno così fornire.
E sempre nella pagina di cronaca, grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 24 maggio, in un'azienda metalmeccanica di Neive. Intorno alle 11.45 un uomo di 53 anni del posto, le cui iniziali sono SEA, è stato schiacciato da alcuni tubi. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, che ha trasportato il ferito al CTO di Torino in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi, per il momento non è stata ancora rilasciata alcuna prognosi ufficiale. E sempre per la cronaca, un brutto episodio accaduto a Busca, dove una donna di 61 anni, risultata poi ubriaca e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha investito un ciclista, ma non si è fermata per prestargli soccorso. Ha investito un ciclista senza prestargli soccorso e poche centinaia di metri dopo è finita fuori strada con il suo SUV. La responsabile, una donna di 61 anni, guidava ubriaca e sotto l'effetto di stupefacenti. Ad accertarlo, i carabinieri di Cuneo, allertati da una chiamata al 112 che segnalava un incidente con una persona ferita nel comune di Busca. Giunti sul posto, i militari hanno prestato soccorso ad un ciclista che si trovava a bordo strada, visibilmente ferito. L'uomo, un pensionato di Villa Falletto, stava percorrendo regolarmente la strada quando il SUV guidato dalla donna lo ha investito. Senza preoccuparsi di quanto fosse accaduto, dopo l'impatto la 61enne ha proseguito la sua corsa a grande velocità, senza prestare soccorso al ferito. I carabinieri si sono posti all'inseguimento del mezzo sospetto, trovandolo poche centinaia di metri dopo fuori dalla carreggiata, dove la donna era finita dopo aver colpito violentemente un furgone parcheggiato ai lati della strada, occupato qualche minuto prima da alcuni operai che nel frattempo, fortunatamente, si erano allontanati. La conducente, rimasta lievemente ferita, è stata identificata e portata in ospedale, dove è stata anche sottoposta ad accurate analisi del sangue, che hanno evidenziato un tasso alcolemico pari al 2,63%, più di 5 volte superiore al limite consentito per legge. Non solo, la 61enne è anche risultata positiva all'assunzione di cannabinoidi e la sua auto era sprovvista della copertura assicurativa e senza revisione. Per lei è scattata la denuncia per fuga dopo un incidente stradale commesso senza prestare soccorso al ferito, guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e lesioni personali colpose. L'auto le è stata sequestrata e la patente immediatamente ritirata, mentre il ciclista investito ha riportato la frattura della scapola. Dopo l'operazione di qualche giorno fa condotta dai carabinieri della compagnia di Saluzzo, ancora gli stessi militari hanno messo a segno un altro importante risultato nel contrasto alla criminalità e più in particolare al fenomeno del traffico e della spendita di monete false. Qualche giorno fa era stato arrestato un giovane che in concorso con un altro soggetto aveva tentato di spendere alcune banconote contraffatte, il taglio di 20 euro in alcuni esercizi commerciali di Saluzzo. I militari del nucleo operativo e radio mobile hanno eseguito delle indagini serrate per individuare il canale di approvvigionamento delle monete false e gli ulteriori soggetti coinvolti nell'attività illecita, rinvenendo e sequestrando numerose banconote falsificate. Nell'abitazione di un uomo che vive a Saluzzo sono state trovate 40 banconote del taglio da 20, del tutto identiche a quelle false, per l'ottima fattura e i numeri di serie a quelle sequestrate qualche giorno prima. Le monete sarebbero state chiaramente messe in circolazione in attività commerciali della zona. L'uomo, gravato da numerosi precedenti penali in attività commerciali e anche per reati sempre connessi alla spendita di monete false, è stato arrestato e l'arresto è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo. Altre due persone risultano indagate per lo stesso reato e attualmente si trovano comunque ancora in stato di libertà. Sempre per la cronaca, il 1° maggio forzò due posti di blocco dei carabinieri causando successivamente un incidente in corso Piave ad Alba. Il responsabile è un uomo di origine macedone che guidava ubriaco, è stato arrestato nei giorni scorsi. È stato arrestato dai carabinieri di Alba il pregiudicato macedone che, nel pomeriggio del 1° maggio scorso, ha forzato un posto di controllo schiantandosi poi a folle velocità contro tre auto in corso Piave.
Il responsabile, classe 1980, era alla guida di un Alfa Romeo. All'alt intimatogli dai carabinieri, non si è fermato, accelerando e tentando la fuga, ma finendo per perdere il controllo dell'auto e causare un grave incidente stradale. L'uomo ha prima tamponato la vettura che lo precedeva, per poi andare a sbattere violentemente contro un altro veicolo che proveniva in senso contrario. Il macedone è risultato poi ubriaco, con un tasso alcolemico di 5 volte superiore alla norma, è stato estratto dalla propria autovettura dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. Sul suo conto, oltre alle già pendenti denunce di guida in stato di ebbrezza, rifiuto degli accertamenti per la guida sotto l'effetto di droghe ed alcol e resistenza a pubblico ufficiale, si aggiunge ora il provvedimento del Tribunale di Asti che, visto il grave incidente provocato, ne ha disposto gli arresti domiciliari nella sua abitazione come aggravamento di una precedente condanna. Ci sono poi le numerose violazioni che i carabinieri del radiomobile di Alba hanno contestato al guidatore. Sorpasso reiterato anche in prossimità di intersezione stradale, velocità pericolosa, perdita di controllo del veicolo e fuga all'alt. Per un totale di circa 1 migliaio di euro di multa, con contestuale ritiro della patente di guida e la perdita di 55 punti totali. Anche per i due connazionali presenti a bordo dell'auto, subito bloccati dai militari dopo una breve fuga a piedi dal luogo dell'incidente, è scattata la denuncia per omissione di soccorso. Continua ininterrottamente l'operazione della Polizia Municipale Braidese, denominata 193 dal nome dell'articolo del codice della strada che punisce coloro che circolano senza la prescritta copertura assicurativa. Nel corso degli ultimi 10 giorni gli agenti del comando della Polizia Municipale di Bra, anche grazie all'utilizzo della targa System 4.0, hanno verificato la posizione di ben 3.618 auto. Tra questi 14 sono stati i veicoli sottoposti a sequestro perché sorpresi in circolazione senza la copertura assicurativa, 39 sono stati i veicoli sanzionati in quanto non sottoposti alla prescritta revisione periodica entro i termini. Altre verbalizzazioni sono state eseguite nei confronti di coloro che transitavano trasportando minori non regolarmente trattenuti dagli appositi sistemi di sicurezza e che guidavano usando il telefono cellulare. Infine, 3 automobilisti si sono visti ritirare la patente di guida perché scaduta. Ci spostiamo a Savigliano, dove migliorano i conti di Oasi Giovani, l'ente benefico e assistenziale che conta su un patrimonio di quasi 25 milioni di euro. Tante inoltre le nuove attività allo studio da parte della Onlus, che coinvolge nelle proprie attività più di 400 persone. Un patrimonio complessivo di quasi 25 milioni di euro, frutto dei lasciti nel corso dei secoli, 1.582.000 euro di spese e 1.462.000 euro di entrate. Seppur ancora in rosso, è un bilancio decisamente migliore dei precedenti, quello relativo al 2016 di Oasi Giovani, l'ente benefico che assiste circa 400 persone, dai bambini del micro nido agli studenti del centro educativo postscolastico, passando per le donne della comunità genitore-bambino. A trascinare i conti verso il rosso i cosiddetti ammortamenti legati agli immobili, senza i quali il bilancio risulterebbe inattivo di 4.000 euro, una situazione diversa dalle perdite degli anni precedenti. C'è stato un buon risultato per quanto riguarda alcuni aspetti di donazioni, quali il 5 per 1000 e la campagna Borse di Studio Oasi Giovani, che ha dato dei buoni risultati e che ha fatto sì che quello che è il punto in cui Oasi Giovani ha qualche chiamiamola difficoltà di bilancio, ma che corrisponde ai suoi fini istituzionali, che è il centro educativo postscolastico, abbia potuto avere un supporto anche grazie ad interventi quali quelli della Caritas e della San Vincenzo e del Consorzio Bambino Solidale, che hanno permesso di inserire un maggior numero di ragazzi con rette chiaramente non piene. Tante le nuove attività messe a punto nel 2016 dal nuovo consiglio di amministrazione, rinnovato lo scorso anno, e tante quelle ai nastri di partenza. Queste si sono aggiunti nuovi progetti, in particolare progetto Oceano, progetto che è rivolto a ragazze di 14-18 anni, che ha dato dei buoni risultati di interesse. In effetti ha coinvolto circa 100 ragazzi
e che l'anno prossimo sarà ampliato nei suoi contenuti. Abbiamo già un ricco calendario di laboratori che partiranno verso ottobre. Inoltre quest'anno abbiamo fatto una richiesta di fondi europei per il progetto Erasmus+, che permetterà uno scambio di nostri ragazzi e di ragazzi stranieri con la Spagna e con la Slovenia. La comunità genitore bambino ha poi iniziato un progetto di sartoria che presto pubblicizzeremo e che permette anche alle signore che sono inserite nella comunità di apprendere un mestiere, un'attività che permetta poi loro di avere un'autonomia maggiore. Inoltre un punto che abbiamo curato molto durante quest'anno è stato quello della comunicazione esterna, per far sì che Oasi Giovani venga meglio conosciuta nelle sue attività. Un altro punto che abbiamo iniziato e continuiamo a curare è quello della cultura del dono. È un aspetto questo che noi riteniamo molto importante. Importante innanzitutto perché riteniamo doveroso un momento di ricordo e di ringraziamento dei benefattori, ed è importante proprio perché può creare a livello di comunità locale un atteggiamento di riconoscimento di quanto sia importante l'aiuto reciproco, e questo è sicuramente un obiettivo che continueremo a perseguire. Giovedì 25 maggio alle 10 nell'ala polifunzionale di Piazza del Popolo a Savigliano si svolgono le premiazioni della terza edizione del Banco della Meccanica, il progetto formativo ideato dalla sezione meccanica di Confindustria Cuneo. L'iniziativa è rivolta ai bambini delle classi quinte della scuola primaria della provincia di Cuneo, è stata realizzata con il sostegno della Camera di Commercio e la collaborazione di alcune aziende del territorio. Hanno aderito al progetto le scuole di Branzola, Villanova, Mondovì, Caraglio, Envie e Festione, frazione di De Monte, Frabosa Sottana, Mondovì, Carassone, Niella Tanaro, Peveragno, Racconigi, Robilante, Scarnafigi, Valdieri e Verzuolo. I partecipanti avevano a disposizione un kit fornito da Confindustria Cuneo, con il quale hanno costruito, dividendosi in piccoli gruppi, un manufatto con parti in movimento. In ogni gruppo ogni bambino ha assunto un ruolo preciso che è stato oggetto di valutazione disegnatore tecnico, estensore del diario di bordo, costruttore e pubblicitario. Le premiazioni, come detto, avverranno il 25 di maggio. E a proposito di formazione, ci spostiamo a Mondovì, dove sta per essere attivato un corso serale per un diploma in ragioneria. Le iscrizioni sono in corso fino alla fine di maggio. Corsi serali per chi vuole conquistare un diploma partiranno a settembre all'Istituto Baruffi in collaborazione con il CPA di Alba, Bra e Mondovì, e sostengono chi è interessato a costruire un percorso di apprendimento nella prospettiva di una crescita personale, lavorativa e di riqualificazione. L'indirizzo proposto nella città del Belvedere è settore economico, amministrazione, finanza e marketing. Sì, qualcuno avesse interrotto, che ne so, in terza, ha smesso perché ha trovato lavoro, può rientrare, si fa, bisogna vedere appunto poi che crediti riusciamo a concedergli, quindi c'è chi magari ce la fa in un anno, chi ce ne mette due, c'è la possibilità comunque di acquisire il diploma. Noi sono 3 anni che abbiamo un po' uno, un po' l'altro che ci chiede, in particolare il centro per adulti che dove vengono fatte, dove si acquisiscono i diplomi di scuola media, per cui ci hanno fatto presente che poi i loro studenti chiedevano se c'era la possibilità di continuare, di prendere un diploma di maturità. E quindi in questi 3 anni abbiamo sentito un po' di persone che erano interessate, per cui alla fine abbiamo fatto la richiesta alla provincia, alla regione per avere il corso e ci è stato concesso. Adesso vedremo le risposte in termini di adesione, insomma. Allora, la data di iscrizione ai corsi per adulti di solito è il 30 maggio. Quest'anno siamo partiti un po' tardi, quindi diciamo che anche dopo saranno accolte eventuali iscrizioni, praticamente fino a tutto settembre ci si può iscrivere. Dopodiché verranno fatte degli incontri di accoglienza da parte del centro per adulti, in cui saranno anche valutati eventuali crediti.
e quindi chi ha dei crediti, che magari ha fatto già delle esperienze nel mondo lavorativo o ha, come dire, altri tipi di diploma, ha fatto un pezzo del percorso, verrà valutata la possibilità di non fare tutte le materie o di addirittura non essere ammessi al primo biennio ma al secondo. Quindi c'è la possibilità di ottenere degli sconti, diciamo, sul percorso. E torna per la sua 14ª edizione tra le colline delle Langhe, patrimonio dell'umanità UNESCO, Italy and USA Alba Music Festival, rassegna internazionale di musica classica. Ospite d'onore quest'anno uno dei massimi artisti viventi, il pianista Vladimir Ashkenazy, dopo la vittoria del concorso Chopin di Varsavia, della regina Elisabetta di Bruxelles e del Tchaikovsky di Mosca, ha condotto una carriera e una vita straordinaria che continua ad essere fonte di ispirazione per musicisti e appassionati di tutto il mondo. Ashkenazy sarà il protagonista del concerto di chiusura dei Alba Music Festival 2017 l'8 giugno presso il Teatro Giorgio Busca di Alba, insieme al figlio Vovka, in un bellissimo programma per due pianoforti. L'inaugurazione del festival sarà invece giovedì 25 maggio alle 21 nell'auditorium della Fondazione Ferrero e si esibirà il violoncellista Mark Drobinsky con il Filarmonica Quartet. Il calendario proseguirà ininterrottamente fino al 4 di giugno con due o tre concerti al giorno. Ed ora parliamo di un progetto che da oltre 20 anni porta avanti Michele Rosso in collaborazione con la ANCO, l'associazione sindacale. Rosso organizza viaggi in Argentina non solo per visitare quelle terre, ma anche con lo scopo di aiutare le persone a ricongiungersi con parenti lontani che vivono là da anni. Parliamo di questa iniziativa di Ancol, questa iniziativa che sta portando avanti da tantissimo tempo lei, esattamente 20 anni. Viaggi in Argentina, intanto come nasce questo legame con l'Argentina? Beh, questo legame con l'Argentina nasce da una necessità pratica della gente che si presentava all'Ancol e voleva, fare la documentazione per ottenere la pensione ai loro congiunti laggiù. Di lì è nato, io ero amico di un signore dell'Ancol e io i parenti dice non si potrà fare niente, ho detto proviamo, abbiamo provato nel 99 col primo viaggio e ora siamo nel 2017 con 21 anni di impegno in quel campo lì. Ecco, quest'ultimo viaggio che state organizzando avverrà a dicembre, a Natale, sarà un viaggio speciale, un viaggio particolare? È un viaggio particolare perché ho sempre fatto, nei primi anni, il viaggio per la festa della vendemmia di Mendoza e poi la gente preferiva poi avere il viaggio clou, che è quello dalle cascate di Iguazú alla Terra del Fuoco, e quest'anno penso che sarà l'ultimo anno che mi impegno in questo e ho voluto programmare un viaggio che senz'altro ha un costo minore rispetto all'altro, che l'altro ormai è fuori dalla gestione nostra, e ci troveremo a festeggiare il Santo Natale a Buenos Aires. Ecco, ci vuole dire di quanti giorni sarà questo viaggio, quali saranno le tappe principali in breve e anche dare dei riferimenti per chi volesse interessarsi e vuole partecipare a questo viaggio. La partenza è dal 16 di dicembre e arriveremo il 29 di dicembre, tempo per l'anno nuovo, in Italia. La prima tappa sarà le cascate di Iguazú. Poi andremo in Patagonia, nella penisola di Valdés, per vedere i pinguini. La colonia di pinguini è la più folta e più numerosa del mondo, che si parla da 700-800 mila pinguini su una spiaggia di 100 chilometri, per dire. E poi ritorneremo a Buenos Aires, dove festeggeremo il Santo Natale, e per ultimo andremo a visitare in Mendoza, dove la maggioranza dei cuneesi, che Mendoza è la patria del vino, sono quelli che hanno cambiato proprio la morfologia di questa provincia, per visitare una delle cantine più importanti, che sono dei Bosca di Canelli.
E chiudiamo questa edizione con una notizia sportiva. Arriva un'altra conferma per la prossima stagione in casa del VBC Mondovì. Michael Menardo continuerà a vestire la maglia dei monregalesi. La società monregalese ha rinnovato per un'altra stagione la collaborazione con lo schiacciatore in prestito dal Caraglio, partito dalla panchina nel campionato scorso. Mica ha a lungo giocato da titolare in seguito all'infortunio occorso a Matteo Paoletti, ma anche quando è rientrato Paoletti, Michael si è spesso guadagnato il campo. Menardo si appresta a vivere la sua settima stagione con i colori monregalesi. Ho giocato molto e voglio continuare a mettermi in discussione per poter dimostrare di valere la categoria insieme ai miei compagni. Queste sono le prime dichiarazioni di Mica dopo la recente riconferma. E con questa notizia si chiude l'edizione del telegiornale di Telegranda. A voi come sempre un grazie per averci seguito, l'augurio è che trascorriate una buona serata. Arrivederci.